11 milioni di bambini sotto i 5 anni muoiono ogni anno per cause evitabili. Significa 30.000 al giorno, 20 al minuto. L'acqua contaminata uccide 1.800.000 bambini all'anno. La maggioranza dei casi di mortalità infantile si può evitare grazie a una migliore alimentazione, vaccinazioni, acqua potabile, una migliore igiene, una disponibilità maggiore dei farmaci di base. Il tempo medio per sterilizzare l'acqua nei paesi in via di sviluppo è di 2 ore e 10 minuti. 10 minuti per bollirla e 2 ore per andare a prenderla. Sette bambini su 1.000 nati negli Stati Uniti muoiono nella prima infanzia. 167 bambini su 1.000 nati in Sierra Leone muoiono nella prima infanzia. L'acqua costa da 5 a 10 volte di più nei paesi poveri che nei paesi ricchi. Più sei povero, più paghi. Un bambino morirà per mancanza di acqua potabile mentre leggerete questa frase. Un altro morirà tra 20 secondi. Nei paesi in cui le madri hanno frequentato la scuola elementare per 5 anni, il tasso di sopravvivenza aumenta del 40%. Il 70% dei decessi infantili sono dovuti a 6 evitabili cause: diarrea, malaria, infezioni neonatali, polmonite, mancanza d'ossigeno alla nascita, parti prematuri. 2/3 di questi decessi avvengono nei 10 paesi in via di sviluppo. Un americano assume in media 3.600 calorie al giorno. Un africano assume in media 698 calorie al giorno. Ogni 30 secondi un bambino africano muore di malaria. Nel 2005 un bambino su 18 è morto nel primo anno di vita. Significa 7.600.000 bambini in un anno.